un perfetto esemplare selvaggio di Lupus gigantorus. Fammi capire bene, tu vuoi seguire questo coso, drogarlo, farlo possedere dallo sciamano e poi lasciarlo libero di far fuori le guardie? Grande, no? È davvero un piano a prova di bomba. Incanalando il potenziale distruttivo di questa creatura assetata di sangue, potremo sfoltire i ranghi del barone nero. In questo modo domani dovrai affrontare meno piloti nemici durante le finali. Ci sta a far girare la fortuna a nostro favore, ma questo piano sembra un po' rischioso. Non direi. Ho modificato le frecce soporifere e ho aumentato la dose di balsamo di puzzola. Dovrebbero calmare la bestia. Sempre che non riesca a prendermi prima lei. Sembra tutto ok. Puoi tenerti fuori tiro e colpirlo da lontano. Ah, beh, dato il peso delle frecce, dovrò arrivargli alle spalle e a quel punto sparare da pochi metri. Metri? Smetti di farmi paura e passa al vino come allo sciamano. Prima metto il lupo a Nan e poi toccherà a te. Favara, Hoja. Grazie, sciamano. Sai sempre cosa dire tu. Salve a tutti, io sono Gabri Costa. In questo terzo episodio di Sly 3, l'onore dei ladri, visto che siamo in Olanda, vi insegnerò come drogare questo lupo. Voi dovete sapere che c'è questo esemplare di Lupus gigantormus ed è un lupo. Voi dovete sapere che Bentley ha modificato le frecce soporifere e ha aumentato la dose di balsamo di puzzola per calmare il lupo. Se noi riusciremo a sparare da pochi metri, essere vicini, non lontani, noi lo possiamo fare. E dopo averlo fatto, metteremo il lupo a Nanna. E voglio dirvi che domani dobbiamo affrontare meno piloti nemici durante le finali, se vogliamo essere i campioni della competizione assi. Beh, io l'ho colpito, il lupo l'ho colpito, ma devo essere vicino per farlo, non si deve farlo lontano, bisogna fargli da vicino e dobbiamo sparargli nel sedere, da dietro. Centro perfetto. Ho fatto centro, ragazzi. A proposito, se un lupo sente il mio odore, devo scappare. Questo fumo verde è a balsamo di puzzola. Queste frecce soporifere sono cambiate, sono modificate. Dobbiamo aspettare che il lupo fa fuori le guardie e poi basta. Ricordatelo, prima mettiamo il lupo a Nanna e poi toccherà lo sciamano. Questo era forte, ragazzi. Stiamo attenti a queste guardie. Dobbiamo farle addormentare. Ecco, ora gli si dà l'ultimo colpo al lupo. Colpo cacciatore. Balsamo di puzzola fa il suo dovere. È quasi cotto. Sciamano, tocca a te. Sciamano, tocca a te. Ora che è fuori gioco dovresti poter possedere il lupo gigante. Ecco un altro consiglio, siccome il lupo gigante ora si è addormentato grazie alle frecce soporifere e al balsamo di puzzola, adesso tocca allo sciamano, dovete entrare nella mente del lupo gigante e quando siete nella sua mente premete subito il tasto quadrato per caricare, o voglio dire per attaccare. Vai, uccidiamoli tutti. Aspetta, volevo dire... attaccare, scusatemi, è un errore che capita, vado un po' in palla, vado in pallone. Allora, visto che siete nella mente del lupo gigante, visto che siete entrati nella sua mente, dovete premere il tasto quadrato per attaccare, usare la sua bocca piena di denti aguzzi per mordere e uccidere le guardie. Se riusciremo a farlo avremo
10 piloti in meno per la finale di domani. Così domani ci divertiremo in finale per la competizione assi. Queste guardie sono di tre tipi: montoni, conigli e maiali. Ricordatevi che il lupo non deve mai morire. Mancano solo tre. Bene, di questi piloti ce ne mancano solo tre. E poi si è finito. Altri due siamo a posto. Un altro pilota ed è fatta. Altri due siamo a posto. Un altro pilota ed è fatta. Non si stanca mai di correre questo lupo e lo sciamano non lo fa mai stancare. Ogni volta che lo sciamano ti entra nella tua mente non ti ferma più. E abbiamo finito. Completato il stincario. Eccellente, ci sono buone probabilità per domani in finale. Domani ci divertiremo in finale alla competizione assi.